Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: Albano devastato dal terribile lutto. Il cantante di Cellino San Marco ha trascorso un Natale molto triste. Ecco cosa è successo. I dettagli. Non è iniziato nel migliore dei modi il 2022 per il famoso artista pugliese. Natale rovinato per un terribile lutto che addolora il suo cuore. Scopriamo cosa è successo. Albano devastato dal dolore. Non è stato un Natale sereno, questo, per Albano Carisi. L'artista di Cellino San Marco ha rilasciato una lunga intervista al settimanale di Più TV parlando di un terribile lutto che lo ha colpito e che ha devastato il suo cuore e la sua anima. Il 2021 non è stato un anno molto fortunato per l'ex marito di Romina Power. Da un punto di vista lavorativo, sono saltati per lui molti progetti professionali. Innanzitutto, il cantante pugliese non è stato confermato con la figlia Jasmine Carisi, nella giuria di The Voice Senior. I vertici Rai hanno preferito al loro posto l'iconica Orietta Berti, reduce dal successo del brano 1000 che ha spopolato nelle classifiche musicali. Ma il leone di Cellino non si è dato per vinto e ha deciso di rimettersi in gioco accettando l'invito di Milly Carlucci a partecipare come concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle, ma nemmeno questa avventura è finita positivamente, la sua insegnante si è fatta male e il cantante è stato costretto ad abbandonare la competizione. Ci riprova allora con la musica. Insieme a Federica Panicucci avrebbe dovuto condurre Capodanno in musica su Canale 5, in onda il 31 dicembre, ma, ahi noi, l'artista è risultato positivo al Covid-19 e il Capodanno lo ha trascorso in isolamento. Insomma, per Albano, nulla è andato come sperato. A tutti questi eventi si aggiunge poi un terribile lutto che lo ha profondamente devastato. Il lutto del cantante. Natale di dolore per Albano Carisi. L'artista di Cellino San Marco ha rilasciato una lunga intervista a Di Più TV raccontandosi a cuore aperto. L'ex marito di Romina Power ha parlato di un doloroso lutto che lo ha colpito e che ha cambiato inesorabilmente la sua vita. 3 anni fa è venuta a mancare la sua adorata mamma Yolanda, che compiva gli anni il 1° gennaio. Ogni nuovo anno, si rinnova il dolore dell'artista che ancora non ha superato questo evento drammatico. Albano e mamma Yolanda. Al giornalista, Albano ha raccontato come il primo giorno del nuovo anno sia sempre stato meraviglioso per lui proprio perché trascorso con mamma Yolanda. Oggi però il dolore prende il sopravvento sui ricordi felici e l'animo del cantante è triste. Natale in frantumi per lui, la perdita della mamma è un dolore troppo forte da superare. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. My heart.